Ninja Problem. Problemi ninja e difesa personale. Non riguarda i ninja ovviamente, ma riguarda la mentalità che si ha alle volte nel trattare la difesa personale. La difesa personale è qualcosa che ha radici in un contesto reale e quindi vuol dire che molto difficilmente le situazioni come vengono trattate sono trattate senza che ci sia, diciamo, una qualche avvisaglia prima. Faccio un esempio: una persona vi aggredisce prima verbalmente, poi vi comincia a spintonare, poi avviene l'aggressione fisica. Non compare dal nulla e vi attacca. Molto spesso questo ambito è trattato molto poco ed è invece quello che riguarda l'80 se non il 90% della difesa personale. Per cui questo non vuol dire che ci dobbiamo allenare a parlare e basta in palestra, perché nessuno va in palestra per parlare, ma che tutte le nostre azioni di difesa devono spesso, non sempre, ma spesso, essere inserite in un contesto, in delle simulazioni, in cui c'è una escalation e c'è la possibilità di fare una de-escalation e che la nostra azione difensiva si inquadri all'interno di questo contesto. E questo è tutto, quindi state attenti al Ninja Problem e state attenti ai ninja.